Per i 25 anni della Race for the Cure diventa sempre più grande l'area dedicata ai bambini grazie a una partnership consolidata tra Komen e Rainbow. Sì, noi siamo felicissimi di essere qui per tutto il periodo con un calendario di attività che andrà avanti appunto per tutti i 4 giorni e che comprende quest'anno tutto il portafoglio dei nostri brand. Quindi abbiamo Summer & Todd, abbiamo Pinocchio & Friends, 44 gatti e poi i Puffi e Geronimo Stilton che hanno allargato da quest'anno la famiglia. Ovviamente senza dimenticare Winx, che è stato il primo brand con il quale abbiamo iniziato a collaborare con Komen diversi anni fa, perché insomma ci sembrava importante far passare questo fondamentale messaggio legato alla prevenzione partendo proprio dai bambini, quindi con una campagna di sensibilizzazione che ovviamente arrivasse indubbiamente alle mamme, ai genitori, agli adulti, ma attraverso ovviamente i bambini. La mattina tante scolaresche, il pomeriggio vediamo tante famiglie che accompagnano qui i loro bimbi e trascorrono del tempo. Sì, questo è proprio il bello insomma del villaggio della salute, che è un villaggio che non ha età, quindi noi ci troviamo ovviamente a intrattenere dai bambini, appunto le famiglie, le nonne, le zie, le coppie, insomma tutti sono qui per supportare una causa importantissima e insomma noi cerchiamo ovviamente di intrattenerli sempre facendo passare poi dei messaggi positivi importanti, che poi è un po' la nostra mission. Che immagino continuerete a condividere con Komen. Assolutamente, noi insomma con loro ormai è una grande famiglia e ogni anno insomma ci sentiamo per capire che tipo di valore aggiunto e come cercare di aumentare appunto la sensibilità rispetto ai messaggi importanti che loro passano. Siamo felici, ci è stata data questa fantastica opportunità e l'abbiamo dedicata ai bambini più grandi che sono scelti e ritenevamo che fosse una cosa molto bella per uscire un po' anche dalle restrizioni che ci sono state fino a poco tempo fa. I bambini sono entusiasti perché poi la località è insomma incredibile e quindi per noi è una cosa molto bella. I bambini erano veramente gasati. Tante attività di animazione, attività sportive e anche, come sta succedendo in questo momento, una sana merenda. Esatto, è importante che vengano offerti questi spunti di riflessione sia per il corpo educativo ma soprattutto per i bambini della nostra scuola e dare l'opportunità di offrire una merenda che abbia un doppio valore, non solo quello di nutrimento ma anche il nutrimento alla vita, mangiare bene, mangiare in maniera salutare. Quindi grazie. Per questa giornata anche un'apposita maglietta realizzata da voi. Sì, insomma con i bambini ci siamo dedicati a completare il percorso insomma per introdurli a questa giornata e quindi abbiamo pensato con loro di ripetere un pochino quello che è il simbolo di Race for the Cure, quindi mettere dei palloncini e spiegare loro che il benessere è quella cosa che ci consentirà di vivere meglio e di prendersi cura ognuno dell'altro e della propria salute. E dobbiamo anche ringraziare la nostra funzionaria che è entrata da poco ma ci ha concesso questa bellissima opportunità. Io a mia volta ringrazio veramente tutto il corpo degli insegnanti che si sono dedicati e hanno abbracciato questo progetto, all'assessora Pratelli e all'assessora Bruschi del Comune di Roma che ci hanno permesso di essere qui oggi, di essere testimoni di questo evento. Stiamo parlando di spreco alimentare, che comunque fa parte di una corretta alimentazione, anche la riduzione dello spreco, perché riteniamo importante che, soprattutto anche per quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 e quindi uno degli obiettivi è la riduzione dello spreco, riteniamo importante educare le nuove generazioni a questa tematica che sta diventando una tematica fondamentale, anche perché si sprecano ogni anno 1,3 miliardi di tonnellate di cibo che potrebbero essere destinate a sfamare molta popolazione, soprattutto della parte del mondo che non ha accesso all'alimentazione, e dovremo tutti quanti imparare a recuperare quello che è il cibo che invece spesso buttiamo incautamente.